E ora passiamo a chi invece probabilmente non ha mai pagato le commissioni per prenotare le vacanze, perché ci hanno pensato gli ignari investitori truffati dalla vendita di diamanti a prezzo gonfiato. È stata scoperta grazie al nostro Emanuele Bellano e il report ha stroncato la truffa. Dopo la denuncia di Report nel 2016, che ha svelato la truffa dei diamanti venduti in banca a prezzi gonfiati, Intesa San Paolo, Unicredit e Monte Paschi di Siena hanno deciso di rimborsare per intero i clienti truffati. Banco BPM invece sta contrattando con ogni risparmiatore per definire quale quota del capitale investito restituire. Per protesta, il 21 maggio a Lucca si riuniscono dipendenti di banca e risparmiatori truffati. Grazie perché finalmente dalla parte dei clienti anche i lavoratori. È la prima volta che in Italia una roba del genere si verifica. Intermarket Diamond Business e Diamond Private Investment sono le società che per anni hanno venduto ai risparmiatori diamanti a prezzi fino a 3 volte più alti del loro valore reale, appoggiandosi agli sportelli bancari di tutta Italia. I dipendenti sono vittime di questa situazione. Sono stati costretti a vendere questi prodotti con informazioni per dir poco fuorvianti o addirittura false. Noi ci siamo resi conto di quello che era successo quando Report ha portato alla luce lo scandalo sui prezzi gonfiati. Dalla denuncia di Report parte un'inchiesta della Procura di Milano. A febbraio scattano i sequestri, 700 milioni di euro per le due società IDB e DPI e per le 5 banche coinvolte, Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, Bancaletti e Banco BPM. Tra le ipotesi dei magistrati anche il reato di autoriciclaggio. Intermarket Diamond Business e Diamond Private Investment avrebbero reinvestito centinaia di milioni di euro nell'acquisto di altri diamanti, facendo così perdere le tracce di questo fiume di denaro. La Diamond Private Investment attraverso la società svizzera DPI International SA, con sede in questo studio legale a Lucerna, e da questa a una società irlandese. Per entrambe le società i soldi finivano ad Anversa, in Belgio, nella capitale mondiale dei diamanti, dove IDB e DPI ogni anno acquistavano milioni di euro di pietre preziose attraverso la borsa. Ad Anversa ci sono 4 borse, 3 per il tagliato e 1 per il grezzo. Quella per il grezzo è l'unica al mondo e da lì transita l'80% del grezzo del mondo. Dopodiché, una volta che è stato comprato e venduto, va verso le taglierie. Cioè in posti come questo, dove i diamanti vengono disegnati e i grezzi lavorati per ottenere il migliore taglio possibile. Perché le banche si sono messi a vendere diamanti? Avevano dei guadagni molto alti, perché queste commissioni qui, questi rendimenti qui, non vengono garantiti da altri prodotti. Un prodotto assicurativo come una polizza, oppure un fondo di investimento o delle obbligazioni, garantiscono alla banca commissioni in media tra l'1,5 e il 2%. La vendita di diamanti, invece, prevedeva per Banco BPM una commissione del 24,5%, cioè 10 volte superiore. Significava per la banca tanti soldi e subito. Ogni giorno, ripeto ogni giorno, il lavoratore su imposizione della banca diceva che l'investimento per i diamanti era un investimento per tutti. Poi dicevano è un bene liquidabile ovunque e in qualsiasi momento. Poi dicevano guardate che il mercato dei diamanti si è sempre rivalutato e quindi viene considerato, giustamente, diceva la banca, un bene rifugio. Tutte affermazioni mai inserite nel contratto che il risparmiatore firmava al momento dell'acquisto, ma che venivano propinate ai clienti su esplicita richiesta dei manager di banca. Ci sono state delle pressioni abbastanza consistenti che ci imponevano di incontrare dei clienti, presentarli a un incaricato della ditta che vendeva direttamente i diamanti presso la filiale. Lui è un gestore di una filiale di Banca Intesa San Paolo
e questa è la registrazione di un incontro con la sua capoarea. Per aumentare i volumi di capitale gestito e quindi le commissioni incassate dalla banca, la capoarea seleziona tra i clienti i profili più appetibili. Io ti leggo i nomi, che sono quelli che hanno soldi in conto, e tu mi dici sì, no, con l'idea di posso chiamarlo per proporgli una cosa bella, che anzi diventano due cose belle. Però l'importante è come gliela racconti. La prima cosa bella. Tra le cose belle che il funzionario deve proporre ai risparmiatori ci sono ovviamente anche i diamanti. E la capoarea indica espressamente come convincere il cliente. Ecco, per esempio, che cosa erano le cose che vi veniva chiesto di raccontare ai clienti? Veniva detto che la banca avrebbe riacquistato entro 30 giorni il diamante, cosa assolutamente non vera, perché sul contratto è scritto molto chiaramente che la società che vendeva i diamanti li riprendeva in conto vendita, e se fosse stata poi eseguita la vendita al cliente arrivava il controvalore, altrimenti non c'erebbe stato. Così come dicevano che i diamanti avevano una quotazione ufficiale sul Sole 24 Ore, quando non era una quotazione ufficiale, era un inserto pubblicitario, nulla di più. Queste richieste di dire queste cose ai clienti, da chi arrivavano? Arrivavano da dei livelli intermedi della banca, da dei capi mercato che alcune volte lo dicevano verbalmente, alcune volte anche si prendevano la responsabilità di scriverlo via mail. Come in questo caso, in cui a scrivere è la stessa capoarea che abbiamo ascoltato prima e che nel 2016 fa riferimento all'imminente uscita del nostro servizio. Lunedì Report parlerà di diamanti e dobbiamo essere preparati a sgomberare il campo da generalizzazioni, pressappochismi o altro. Non è un suggerimento operativo, è una precisa indicazione di lavoro e mi aspetto che venga eseguita. Venivano fatte delle pressioni dai vertici, insomma, con i quali voi vi interfacciavate? Sì, le pressioni avvengono quotidianamente, vengono pubblicate classifiche, graduatorie, vengono così un po' anche indicati in maniera negativa chi è ultimo in classifica, a volte si arriva anche a minacce di trasferimento in caso di mancato raggiungimento di risultati. Ho visto persone trasferite per non aver raggiunto determinati risultati. Alle pressioni in alcuni casi si aggiungevano i benefit. Per quanto riguarda Montepaschi di Siena, per esempio, i gestori che fissavano più appuntamenti erano premiati attraverso una sorta di concorso a premi. Il regolamento è in questo documento interno. Per chi otteneva almeno 5 appuntamenti con la società DPI, il premio era un paio di orecchini con diamanti da 0,20 carati, dal valore di 250 euro. Almeno 10 appuntamenti e il premio diventava uno smartphone da 800 euro. Se gli appuntamenti invece erano almeno 15, il funzionario di banca riceveva un solitario con diamante da 0,40 carati, valore circa 900 euro. Stessi benefit e stesso metodo garantiti anche ai capocentro, cioè ai responsabili di area. Questa gente che si sa muovere, no? Si sa muovere sia a livello di collettività, si sa muovere anche a livello individuale, no? E quindi quello che sta emergendo per me non è una sorpresa. Jesse James and Frank James. Stando ad alcuni documenti recuperati dalla Guardia di Finanza, la Intermarket Diamond Business avrebbe pagato soggiorni in hotel di lusso e fatto regali ai top manager di alcune banche italiane. Questo è uno degli hotel selezionati dalla IDB come meta di relax per i manager delle banche. Sono 65 metri quadri di distanza, un letto rotondo con le due vasche da massaggio, con la cabina armadio che ci si può vivere dentro. You just don't realize. La Intermarket Diamond Business offriva ai banchieri un weekend per due persone in questa struttura di lusso, due notti nella prestigiosa suite design con pensione completa e un pacchetto spa con massaggi e trattamenti termali. Il fango viene lasciato a depositare sull'acqua termale, crea uno strato che sono gli enzimi, quello che serve in realtà al fango perché diventi terapeutico, e quindi ovviamente ogni vasca viene lasciata almeno 2 mesi a riposo nel fango, deve rimanere comunque a temperatura costante per tutto il tempo, quindi d'inverno devono essere riscaldate. Su un computer della Intermarket Diamond Business gli investigatori trovano una serie di file intitolati liste regali. All'interno i nomi dei top manager di banca che avrebbero ricevuto dalla società i pacchetti omaggio.
Federico Ghizzoni, all'epoca amministratore delegato di Unicredit. A lui la IDB avrebbe inviato un buono per due persone, per due notti, pensione completa, nella prestigiosa suite design dell'Abano Ritz Hotel. Incluso nel pacchetto un trattamento spa con un massaggio ayurveda, un impacco di fango rimineralizzante e un bagno termale in aromaterapia. Sempre dai file della IDB risulta che la società gli avrebbe inviato anche voucher per un soggiorno in un altro hotel di lusso, nella splendida cittadina di Salò, affacciata sul lago di Garda. Valore di ogni soggiorno circa 1000 euro. Stessi buoni per il trattamento relax al Ritz Hotel di Abano Terme e nell'hotel sul lago di Garda risultano inviati a Gabriele Piccini, fino a luglio 2016 presidente di Unicredit per il mercato italiano, e a Leonello Guidetti, all'epoca amministratore delegato di Banco Popolare di Verona. Tra i destinatari dei voucher per l'hotel a Salò, invece, risulta Alessandro Profumo, all'epoca presidente di Monte dei Paschi di Siena. Ma i top manager che avrebbero ricevuto i buoni, stando agli appunti dell'IDB, sono molti di più. Cristiano Carrus, all'epoca direttore generale del Credito Bergamasco, che tra il 2013 e il 2015 avrebbe ricevuto voucher per soggiorni relax ad Abano Terme per un valore di 2.745 euro. Stessa cifra per Carlo Lombardi, allora top manager in Banca Popolare di Lodi. Per Giovanni Chelo, responsabile del settore immobiliare di Unicredit, invece risultano tra il 2015 e il 2016 buoni vacanza per 1.900 euro. Ma i regali non finivano qui. La Intermarket Diamond Business avrebbe inviato ai manager di banca anche preziosi reperti archeologici. Prodotti